Perugia è forte, è molto forte, e nella mia battaglia contro una gestione dei soldi dissennata che c'è nel calcio italiano, causata da incompetenza, da tante storie, ecco, ieri io, se devo fare l'esempio di una squadra che è stata costruita con grande intelligenza, penso al Perugia, perché praticamente non ha speso un euro per i cartellini, forse Rabusic, non lo so, correggetemi se sbaglio. Tra l'altro credo con un monte ingaggi piuttosto basso, perché la maggior parte sono ragazzini, ma hanno fatto una squadra costruita in un modo esemplare. È stato un capolavoro. Adesso non so se di Goretti, di Santo Padre, di chi, credo di Goretti sicuramente, del presidente Santo Padre, magari di qualcun altro, ma è così che si fa calcio, perché sono stati presi dei ragazzi, alcuni talenti veramente fantastici. Non so, penso a Provedelle, questo è potenzialmente un fenomeno. Goldaniga è già pronto per fare la Serie A. Crescenzi ieri è stato impressionante, ma quanto è cresciuto del prete. Verri, se penso che la Roma per 900.000 euro l'ha mollato all'Udinese, mi sembra una follia. Falcinelli, lo stesso Rabusic, che mi avevano detto ah, non è granché, per fortuna che non è granché. Ieri ho visto invece le potenzialità di un centravanti molto molto interessante, e poi vabbè, quando è entrato Fabinho a sti livelli è uno che fa la differenza. Per non parlare poi di Taddei, di Comoto, di Giacomo Massi, che ovviamente sono delle certezze. Io ho visto una squadra fortissima. Marco, è come giustamente dice Daniele, il campionato è lunghissimo, però non vedo squadre molto più forti del Perugia in questo campionato. Poi sai, dipende pure davanti Falcinelli, Rabusic e Fabinho quanti gol faranno. Se in tre fanno già solo 30-35 gol, Perugia Guido Perea. può arrivare dove vuole. Io quando ho visto Perea, parlando con amici napoletani, colleghi di Napoli, ho detto mi dispiace per voi, ma il colombiano buono mi sembra più Perea che Zapata. Credo che lui in Serie B possa fare grandi cose. Nico Irovidi, giocare col Mantova in Serie B, mi è piaciuto tantissimo e secondo me ha ancora fatto molto meno di quello che può fare. Lanzafame non lo so, perché sono 3 anni che è un desaparecido, però insomma 3 anni fa, ai tempi del Bari di Conte, era un signor giocatore in Serie B. Però al di là di Lanzafame, che se si ritrova un'alternativa in più, io credo che con Perea e Nico il Perugia diventa una squadra veramente completa in tutti i reparti. Fermo restando che, ad esempio, ieri a me è piaciuto anche Pazzi, uno che prende la squadra nuova per 10 undicesimi, dopo due partite sembra che giochi a memoria, vuol dire che a ragazzi in gambissima, che danno grande disponibilità, ma l'allenatore è bravo, bravo, bravo. Perugia ha visto ieri, io già avevo visto un pezzo della partita col Bologna, gioca un calcio molto bello, con un modulo che a me non piace per niente, 3-5-2, però quando è fatto così, che gli vuoi dire? Gli devi fare solo i complimenti.